Market Driver qui, cerchiamo di definire quali sono i driver che muovono il mercato. Quest'oggi lo faremo insieme a Diana Janostakova, Sion Forex. Ciao Diana. Buongiorno. E sicuramente il driver quest'oggi sono le minute della Fed. Verranno pubblicate più o meno intorno alle 8 ora italiana. Sono tutti lì in attesa di vedere se ci saranno indicazioni eventuali sul rialzo del tasso di interesse Fed. Innanzitutto, scenario, cosa ne pensi e poi le ripercussioni che ha questa cosa sui mercati. Prego. Ok, ti dico, io indirettamente conosco qualcuno che è vicino a Fed. Allora, la view della Fed per adesso non è di avere una... C'è l'insiderata. Non è per di avere un numero prefissato. Sì. Ok, perché vogliono proprio decidere step by step. Ok. Che significa dire oggi... se fanno due o tre hikes è tipo una scommessa. Due o tre rialzi è impossibile. Ok, ma è una scommessa. Ok. Ok, l'altra cosa, non è neanche così, diciamo, importante se faranno due o tre hikes, perché ho dato a fare uno studio che spiega come e quanto il rate hike effettua o impatta il dollar index. Sul dollar index. Okay. Okay. E cosa dice questo studio? Ok, questo studio dice che infatti R squared è 1,1017. Okay. Che significa che equivale 1,07%, allora Fed spiega meno di 2% del movimento del dollar index dal 1971 ad oggi. Mm. Ok? Allora, il movimento in dollar index è per tipo 98% spiegato da altri fattori. Macroeconomia, dati macro, eccetera, eccetera. Sono flussi commerciali, politiche fiscali, beh, c'è tutto che l'insieme. Farà Trump, sì, ma poi anche... è solo un 2% dai movimenti dei tassi di interesse. Sì. Allora, quello che volevo dire, ci saranno movimenti tipo spikes, okay, ma questi movimenti dureranno... Questo avrà un impatto limitato, tipo un'ora, così. Sì, nel non è un cambiamento della direzione o della tendenza. No, ho capito, farà spike, volatilità sul brevissimo termine, però non impatta così tanto sul dollar index nel medio termine. Sì. Questo è interessante, perché io ho sempre pensato che comunque sia i tassi di interesse... Sono moltissimi, infatti per questo, perché si parla così tanto di quello che tightening, che impatto avrà tightening. Sì, il tightening anche in Europa avverrà, ok, prima o poi, ma come questo tightening è piccolo, prendendo il mercato di Europa e globale, prendendo all'insieme. Ho capito, okay? Ho capito. A livello globale comunque sia... Ho capito. Ma comunque questo studio è molto interessante. Allora, ci saranno spikes? Spike, ma non tendenza di medio termine. Ok. Poi c'è qualche livello che magari questo studio... Sì, ok. Questo studio è regression, ok? Okay. È regression. Per quanto possiamo parlare di euro-dollaro, okay, tu ti ricordi che forse in dicembre abbiamo parlato, va bene, dove andrà euro-dollaro, no? Mm-hmm. Io a quel momento ho detto che 1,05 è stato quel livello di break even, già abbastanza down, e che mi aspettavo un rialzo contro 1,09. Rialzo, okay? C'è stato. Sì. Infatti, certo, abbiamo avuto un ribasso tipo punto e mezzo down. Considera che siamo in questo momento sotto 1,05, sì, 1,04,98. Sì, comunque quello che ha fatto quel rialzo up è stato di più, ok? Perché anche se guardi euro dollar futures, hanno toccato due volte 1,09. Certo, okay? Sì. Allora, percentualmente ha fatto più rialzo che ribasso. Ok, la view? La view... Ok. Adesso sale o scende? Ok, la view, sì, siamo a livello 1,05. Sì. Il range che potrei mettere per short to medium term potrebbe essere 1,04. Allora direi euro farà fatica di andare sotto 1,04,
è superare 1.11.50. Allora la view no, è ho capito, flat, ma è perfetto. Lateralità ci sta. Ma secondo te questo 1.04 difficile da discesa sotto 1.04? Perché? Perché sono gli americani che difficilmente faranno scendere il loro dollaro, cioè l'euro dollaro sotto 1.04? O perché secondo te gli operatori non valutano una possibile discesa sotto 1.04? Ok, aspetta, Trump, quello che sappiamo, vuole un dollaro debole. Okay. Allora, secondo me farà le politiche, metterà in certo. practice le politiche che indeboliranno dollaro. Il dollaro. Ok? Questa è una cosa. No, questo stona, questo va contro a un possibile rialzo del tasso di interesse. Però tu mi dici, essendo che il tasso di interesse impatta poco, okay, sì, ho capito. C'è questo short spike, ma non mi aspetterei una cosa. Poi c'è, non tanti si rendono conto che c'è behind tutte queste cose, perché abbiamo anche shadow banking. Scusami? Shadow banking. Ah, lo shadow bank, sì, dei cinesi stiamo parlando. Shadow banking sono le le banche aziende, ombra. Sono institutions sì. non bancari, ma che fanno queste operazioni che normalmente fanno. Stiamo parlando della Cina? Stiamo perché parlando so che in le generale. Shadow banking sì, sì, anche in America, ah, anche in America, non so. In una maniera globale, ok? Mm-hmm. Che questo, anche questo ha ridotto l'impatto della Fed. Ah, di questo ho capito, movimento. La presenza delle shadow banks, sì. delle banche ombra, sì. ho capito, ed è per questo che si ritorna sul 2%. Va bene, quindi si può scendere, però difficilmente si andrà sotto l'1.04, sì. per contro il limite superiore è 1.11.50, sì. quindi lateralità tra quella sì, fascia flat lì. To up. Flat to up, quindi flat però tendenza sì. leggermente rialzista. Allora andiamo in pausa e poi continuiamo con Diana Janostakova. Allora, seconda ultima parte di Market Driver, abbiamo parlato Minute Fed, possibilità dei rialzi dei tassi di interesse, l'impatto che potrebbe avere sul dollar index e l'euro dollaro in generale. Diana, adesso parliamo un po' di petrolio. Abbiamo avuto un'accelerazione anche in maniera importante del greggio, dovuto soprattutto al buon esito dell'accordo di Vienna, almeno non in molti puntavano su tale accordo, però alla fine tutti i paesi stanno rispettando la loro quota da tagliare o da congelare e perciò il greggio sembra indirizzato verso i $60 al barile. Ora dimmi se $60 al barile è secondo te un target raggiungibile e poi facciamo anche un discorso, che tu sei una specialista anche di rublo, quindi magari facciamo anche un discorso sul rublo. Prego. Sì, il range di che avevamo parlato in dicembre era tra 50 e 60 quello, dollari sì. a barili, ok, dove effettivamente siamo rimasti. Sì, come hai anche detto, allora, anche l'accordo di OPEC e poi anche questa notizia che c'è questa compliance di 90% che ognuno fa quello che ha deve detto. Fare, sì, ha aiutato a stabilizzare questo mercato. Mm-hmm. Allora da qui cosa mi aspetterò? Mi aspetterò due scenari. Prego. O rimaniamo in un trading range. 50-60? Sì, o rimaniamo okay. qui o possiamo vedere un spike ancora un pochino, possiamo dire anche per toccare questo livello. Mm-hmm. E poi come negli ultimi 4 anni il petrolio normalmente fa, c'è un pattern che dice che in gennaio normalmente la tendenza comincia sì? a girarsi. Okay. Allora o trading range o spike e poi la discesa dei prezzi. Perfetto. Questo è lo scenario di breve barra medio periodo. Sì. Parliamo invece di euro rublo. Tu sei una specialista di questa valuta. Siamo passati da 90 mm-hmm. all'attuale 60 e 89 in questo momento. 90 in realtà è stato battuto cos'è, l'anno scorso più o meno. Sì, febbraio dell'anno scorso. Ha avuto un decremento importante, ovviamente l'impatto del petrolio su questo mercato, mm-hmm, su questo cambio sì. è importante. Quali saranno le prospettive? 60 sembra francamente difficile che possa andare a rompere, però
abbiamo visto movimenti su euro rublo veramente importanti nel corso degli ultimi anni, quindi nulla è impossibile. Cosa pensi? Sì, mi prometto che per la prossima volta mi preparo euro rublo, perché cosa io sai, guardo, dollaro io rublo? Sì, sì, poco sì, male, poco male, siamo sempre lì, non sì, cambia comunque, poco. non tali la tendenza, non cambia. Sì, abbiamo, infatti la settimana scorsa abbiamo raggiunto livelli non visti dal 2015 in dollaro rublo. Mm-hmm. E direi che questo è già un livello tipo, ok, se devo mettere un numero, questo 56 contro dollaro, direi che abbiamo toccato un livello abbastanza basso, forte. Mm-hmm. Minimo importante. Sì, infatti, e da qui la mia view è flat to up. Quindi tendenza laterale ma leggermente sì, rialzista. Sì, perché non sto dicendo che mi aspetto qualche... che i dati non saranno buoni, no? Per la Russia, perché i dati secondo me continuano a essere buoni come sono. Sai, real rates più di 4%, l'inflazione che scende, tutto quello, ok, si materializza, ma mi chiedo, questi tutti i dati noi conosciamo già, allora il mercato lo ha già apprezzato. Certo. Allora mi domando, che cosa non è ancora apprezzato? Potrebbe essere, e questo è per la mia view, potrebbe essere che il Brent petrolio comincia questa discesa. Uh-huh. Poi raffreddamento tra President Putin e Trump, ok? Uh-huh. Questo potrebbe essere, e anche quello che la banca centrale ha cominciato a fare, questi acquisti della... La banca centrale russa? Sì, sì, sì. Ho capito. Allora, così. Va bene, senti, siamo in chiusura, Diana, oggi puntata extra short. Grazie mille per essere stata qui con noi, aver condiviso con noi la tua view, è stato un piacere, grazie tante, Diana Ostakova, Assium Forex. Grazie, arrivederci. Alla prossima.